uno sportello per aiutare i commercianti a superare le difficoltà delle proprie attività attraverso consulenze tecniche e supporto psicologico. L'ho attivato la Confesercenti di Napoli per aiutare i negozianti iscritti alla Confederazione di categoria a superare gli effetti della crisi dei consumi in cui versa la città. A presentare l'iniziativa il presidente e il direttore di Confesercenti Napoli, Vincenzo Schiavo e Tecla Magliecano. Abbiamo aperto questo sportello perché possa dare un contributo, possa sostenere le imprese sia nel servizio legale, nei servizi fiscali, nei servizi bancari, stare a fianco alle imprese. Questa è la nostra mission, la facciamo da 40 anni, oggi ci rendiamo conto che l'economia sta spegnendo in maniera terribile, noi assistiamo alla morte di tantissime imprese. Nei primi 6 mesi solo 6.487 imprese hanno chiuso i loro battenti. Questo è un problema grosso, un problema enorme che tiene la nostra economia e il nostro territorio. Nasce questo sportello impresa, che l'abbiamo denominato sportello imprese, servizi e soluzioni oltre la crisi. Cosa significa questo? Ci saranno tutta una serie di consulenti, di persone che già operano all'interno della nostra associazione, però oggi diamo forte visibilità allo sportello perché il commerciante, l'impresa, il cittadino, l'anziano, la donna con problematiche che l'attanagliano possono venire presso i nostri uffici e troveranno dal lunedì al venerdì seri professionisti che risponderanno alle proprie esigenze.